I viaggi di Giovannino Perdigiorno di Gianni Rodari, illustrazioni di Valeria Petrone, M edizione. Gli uomini di zucchero. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in elicottero, arrivò nel paese degli uomini di zucchero. Dolcissimo paese! E uomini carini, son bianchi, son dolci. Si misurano a cucchiaini, portano nomi soavi, Zolletta, Dolcecuore, e il loro re si chiama Glucosio il dolcificatore. Anche la geografia laggiù è una dolce cosa. C'è il monte di San Dolcino, la città di Vanigliosa. Ci si mangia pan di miele, si beve acqua caramellata. Si mette la saccarina persino nell'insalata. Ma almeno ce l'avete un po' di sale in zucca? No, allora me la batto, questo paese mi stufa. Il pianeta di cioccolato. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in accelerato, capitò senza sospetto sul pianeta di cioccolato. Di cioccolato le strade, le case, le vetture, le piante, foglia per foglia e i fiori, invece pure. Di cioccolato i monti, gli alpinisti, li scalavano, ma non fin sulla cima, perché se la mangiavano. Di cioccolato i banchi della scuola, e si intende. Ragazzi ci studiavano magnifiche merende. Insomma, per far la corte in quel paese raro era dolce persino il cioccolato amaro. Giovannino, dopo un mese di fondente sopraffino, pensò: se resto ancora, divento un cioccolattino. Magari divento un uovo con dentro la sorpresa. Signori, me ne vado, vi saluto senza offesa. Gli uomini di sapone. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in carrozzone, capitò nel paese degli uomini di sapone. Gli uomini di sapone, le loro signore, sono sempre pulite e mandano buon odore. Sono bolle di sapone le loro parole. Escono dalla bocca e danzano al sole. Fa le bolle il papà quando sgrida il bambino. Fa le bolle il professore mentre spiega il latino. Nella casa, per le strade, dappertutto, in ogni momento, milioni di bolle volano via col vento. Il vento le fa scoppiare silenziosamente e di tante belle parole non rimane più niente. Gli uomini di ghiaccio. Giovannino Perdigiorno, viaggiando a casaccio, capitò nel paese degli uomini di ghiaccio. Vivevano in frigorifero con l'acqua minerale, con il latte, la carne e il brodo vegetale. Se qualcuno per sbaglio apriva lo sportello, gridavano: chiudete, ci si disfa il cervello. Al sole ci state mai? Giovannino domandò. Al sole, tu sei matto, ci scioglierebbe i boh. E il cuore, ce l'avete in quel petto ghiacciato? Il cuore, scaldava troppo, lo abbiamo eliminato. Che popolo sotto zero, si disse Giovannino. Mi si gelano le orecchie, solo a stargli vicino. Gli uomini di gomma. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in cavallo a dondolo, capitò nel paese più elastico del mondo. Per le strade vedevi simpatiche persone che saltavano e rotolavano anche meglio di un pallone. Se cadevano, si rialzavano senza una sbucciatura. Di picchiare il capo nel muro non avevano paura. Era un paese instabile. Acrobatico, insomma, era giusto il paese degli uomini di gomma. Avevano di gomma le mani, i piedi, il naso.
ma il nostro Giovannino era poco persuaso. In testa che ci avete? Aria, naturalmente. E come fate a pensare? Non pensiamo per niente. Ecco, volevo ben dire, il paese pareva bello, ma la testa qui serve solo per tenerci il cappello. Pianeta nuvoloso. Giovannino Perdigiorno, con tempo piovoso, sbarcò da un'astronave sul pianeta nuvoloso. Su quel mondo tutto grigio non ci sono che nuvole. Sono nuvole i monti, sono nuvole gli alberi. Ci sono città di nuvole e uomini nuvolosi che fanno la faccia scura e mandano lampi e tuoni. Corrono per le strade nuvolette nere, che mai? Sono nuvole automobili e nuvole tramvai. Ci sono nuvole gatti sui tetti di nuvolaglia e cacciano topi nuvole schizzando la fanghiglia. Giovannino non resiste, è tanta nuvolosità, e fugge in cerca di sole tre galassie più in là. Il pianeta malinconico. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in supersonico, capitò nella capitale del pianeta malinconico. Era un giorno di sole, l'aria calda e turchina, ma la gente per strada camminava a testa china e diceva: che peccato questo tempo, non durerà, chissà che nubifragio domani scoppierà. Al ristorante il cibo era buono, a buon mercato, ma i clienti borbottavano: che peccato, dopo il bello viene il brutto, dunque purtroppo è chiaro che domani si mangerà male e si pagherà caro. Chi prendeva 10 a scuola diventava d'umore nero e piangeva: sarà triste domani, prenderò 0. Cielo, che pessimisti! Giovannino rifletté. Questo mondo senza speranza proprio non fa per me. Il pianeta fanciullo. Giovannino Perdigiorno, viaggiando per Trastullo, capitò con sorpresa sul pianeta fanciullo. Ma chiamarlo pianeta è quasi un'esagerazione. Si tratta di un mini mondo in una mini costellazione. E mini lassù, mini monti, mari mini, nella città in miniatura ci stanno mini cittadini. Guardali un po' meglio e il mistero scoprirai. Sono tutti bambini che non crescono mai. Di diventare grandi non ne vogliono sapere. Così son felici, così vogliono rimanere. Grandi non hanno giocattoli, ai giardini non ci vanno. Hanno solo brutti pensieri tutti i giorni dell'anno. Noi stiamo bene così, senza preoccupazioni. E Giovannino disse: arrivederci, fifoni! Più uomini più. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in su e in giù, capitò nel paese degli uomini più. Ciascuno degli abitanti in quella strana città è campione del mondo in qualche specialità. Il sindaco, per esempio, è il più magro del mondo, poi c'è l'uomo più forte e il più debole, il più rotondo. C'è il più ricco, naturalmente, e ha come vicino il più povero, con suo figlio che è il più poverino. C'è l'uomo più duro, fatto tutto di sasso. Poi c'è il più veloce, più alto, più basso. Il più buono non c'era, e chi mai lo troverà? È tanto buono che di esserlo non sa. Uomini di carta. Giovannino Perdigiorno, viaggiando sempre in quarta,
capitò nel paese degli uomini di carta. C'erano gli uomini a righe e gli uomini a quadretti, perché li avevano fatti con la carta dei quadernetti. Il più forte del paese era un uomo di cartone e portava una medaglia con su scritto campione. Poi c'era una ragazza di carta velina, leggera come una piuma, faceva la ballerina. Le case erano piccole di carta colorate e avevano per tetto una cartolina illustrata. Sospirò Giovannino. La carta costa poco, dare una casa a tutti. Da queste parti è un gioco. Gli uomini di tabacco. Giovannino Perdigiorno, viaggiando col suo sacco, capitò nel paese degli uomini di tabacco. Questi uomini in generale sono fatti così. Per naso hanno una pipa e fumano di lì. Al posto dei capelli hanno tante sigarette e mandano tutto il giorno azzurre nuvolette. Mangiano fumo a pranzo, mangiano fumo a cena. L'aria di quel paese di fumo è sempre piena. Fumano le montagne senza essere vulcani. Nei giardini niente fiori, solo sigari toscani. Giovannino tossiva. Diavolo d'un posto, qui c'è soltanto fumo e nemmeno un po' d'arrosto. Paese senza sonno. Giovannino Perdigiorno, tra Salamanca e Saronno, capitò dormicchiando nel paese senza sonno. Quello strano paese che si è letto non sanno, non gli serve perché a dormire non ci vanno. Di giorno come di notte, sempre in piedi, sempre in moto. La loro vita non c'è un minuto vuoto. Lavorano, si divertono, parlano, vanno a spasso. Piuttosto di far niente, suonano il contrabbasso. Le mamme e i loro bambini non cantano la ninna nanna, ma cantano «Sveglia, sveglia, tesoro della mamma!» «D'accordo, bravi, bravissimi, benissimo!» commentò Giovannino. «Ora però scusatemi, devo fare un pisolino!» Uomini a vento. Giovannino Perdigiorno, viaggiando in bastimento, capitò nel paese degli uomini a vento. La gente a prima vista pareva tanto normale, chi con cappello, chi senza, e niente di speciale. Ma ad un tratto però il vento si levò. Quel che vide Giovannino adesso vi dirò. Vide la gente voltarsi come per un comando e correre come il vento corre fino a quando. Il vento cambiò verso, soffiò in un'altra direzione e con lui si voltarono migliaia di persone. Tanto Giovannino controvento camminava, ma si accorse che un passante con sospetto lo guardava. «Presto!» pensò tra sé. «Fuggi col vento in poppa di gente fatta così, ne ho già veduta anche troppa!» Paese del Nì. Giovannino Perdigiorno, viaggiando di qui e di lì, capitò per combinazione nel paese del Nì. Ma che razza di indecisi, Giovannino si stupì. Volete la pace? Nì. Volete la guerra? Nì. Ditemi, perlomeno se vi piace vivere qui. Quelli abbassano gli occhi e sospirano Nì. In quel paese la gente era timida un bel po' e non diceva mai chiaro né sì e né no. Volete il pesce? Nì. Volete la carne? Nì. Tutte le domande rispondevano così. Giovannino Perdigiorno ben presto si stancò. A questo insulso paese io dico tre volte no, no, no. Giovannino Perdigiorno. Giovannino Perdigiorno ha perso il tram di mezzogiorno, ha perso la voce e l'appetito, ha perso la voglia di alzare un dito, ha perso il turno, ha perso la quota, ha perso la testa ma era vuota, ha perso le staffe, ha perso l'ombrello, ha perso le chiavi del cancello,
ha perso la foglia, ha perso la via, tutto è perduto, fuorché l'allegria. Voce narrante la maestra Fuffi.